permettetemi oggi di fare un po', come dire, il difficile, ma non perché lo voglio fare io, perché in quello che cercherò di dirvi e che leggerò, che non è mio, vi è una verità laica sulla felicità. Cioè, molti credono che la felicità sia solo un obiettivo, una meta da raggiungere da parte dei credenti, da parte degli uomini di fede, che possono essere cristiani, ebrei, musulmani o buddisti. No. La felicità è qualcosa che Dio non ha dato solo ai credenti. Noi credenti diciamo che per noi la felicità è Cristo, è il Vangelo, è il servire gli altri, è donarci agli altri, è l'amore. Ma la felicità è per ogni uomo, Dio l'ha messa nel cuore di ogni uomo. Dio non ha creato i credenti, Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. E quindi è importante ascoltare su queste tematiche, ma un po' in genere, anche i cosiddetti laici, quelli che la pensano, come dire, in maniera diversa da noi, ma che hanno un'attività di pensiero onesta, libera, profonda, vera. Vi leggo una frase, una riflessione sulla felicità di un filosofo italiano, Salvatore Natoli, il quale scrive a proposito di felicità: quanto detto è interamente contenuto nella parola stessa felicità. Deriva la felicità, come è noto, dalla radice indoeuropea fe, da cui i termini latini ferax, che vuol dire terra ubertosa, cioè che dà molti frutti, felix, l'annata buona. Dalla medesima radice, continua Natoli, derivano femina, in quanto generatrice, e il verbo felo, che vuol dire allattare, e di qui filius, proprio in quanto allattato. L'etimologia del termine credo indichi a sufficienza come la felicità sia originariamente implicata con l'idea di crescita, di potenziamento dell'essere, in breve con il bene. E questa opportuna e profonda riflessione di questo filosofo italiano fa crescere ancora in me la convinzione che nella etimologia, nelle parole stesse, il suo significato ci indichi la felicità. E qui abbiamo visto, abbiamo ascoltato come si è partito da una radice, fe, per arrivare poi a Felix, per arrivare poi a filius. Ed è vero, cioè nella parola stessa, nell'etimologia stessa della felicità, vi è l'idea di crescita, di potenziamento dell'essere, cioè di bene. La felicità ha qualcosa a che fare con il bene degli uomini e delle donne. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!